sì, facciamo l'intervista ai giornalisti. Esatto. Prego. Cosa ne pensate dell'informazione in Italia? Una domanda un po' vaga. Ci sono tante informazioni. È libera? È libera l'informazione in Italia? Parzialmente. Perché? Che cosa che non va? Siamo al 70° posto, già c'è. Prego? Che cosa è che non va? Che cosa è che non va? Insieme al Burundi, l'altro volto. Che cosa è che non va? Parzialmente, perché la parte perché ci che sono, non... ci sono dei gruppi economici che controllano l'informazione, che spesso hanno degli interessi che confliggono con la possibilità di raccontare la realtà in maniera totalmente libera. Però ovviamente se vi sono molti gruppi economici che posseggono giornali che la pensano diversamente, uno comprandosi due giornali, tre giornali, un'idea se la fa, insomma. E i giornalisti ricevono... Ale, io monto il faretto, il flash. Questo è il movimento. I giornalisti ricevono delle, cioè, delle indicazioni... Scusa un attimo, io non sono il rappresentante dell'informazione. No, pure noi non siamo rappresentanti del movimento. Non è che dice, ammetti la censura. Ecco, pure noi non siamo rappresentanti. Non ammetto, non ammetto la censura su me stesso, che ogni tanto le notizie, se vanno in conflitto con l'interesse dell'editore, non passano su nei mezzi dell'informazione, così c'è un cono d'ombra. Si sarebbe bello ragionare su cosa andrà in onda di questa chiacchierata che ci stiamo facendo. Cosa andrà in onda e cosa non andrà in onda. Farò una sintesi, ma non si è mai lamentato nessuno. Le lamentele non vengono certo trasmesse poi. Ma non vuole essere quello il problema. Però lo vedi qual è il bello del credo movimento? Credo di essere... Cioè, che tagli e cucio che viene fatto per redazione, che è quello che ci preoccupa un po' tutti. Tagli e cucio, perché sennò dovrei trasmettere 50 minuti. Esatto. Non te li fanno. Sul taglio e cucio. Ma a me mi è capitato di... No, io intervengo solo io, non ti permetto di dire altrimenti. No. Però mi è capitato di fare delle... Di raccontare delle cose che mi stanno a cuore, di raccontarle meglio di quanto ti fosse capito quando avete spiegato voi. Esatto. Sì. Che forse serve qualcuno che sa spiegare le cose, che è il suo mestiere, capito? Quindi cioè è un mestiere che pensa per fare. Come si potrebbe rendere più. Cioè, non credo che mandare una cosa in streaming. L'altra volta c'è stata una sentenza importante, non mi ricordo, un processo di cos'era? Dell'Utri. A me non mi mandava di leggere tutta la sentenza. C'era un giornalista che aveva fatto riassunto su Repubblica.it e me la son letta. Per trasparenza, ecco. Però deve essere lo streaming intero. Così. Ma come si potrebbe rendere più libera l'informazione in Italia? Non serve più. Grillo dice non voglio mediazioni. Capito, non vuoi mediazioni, però molta gente non c'ha tempo e fa fatica. Ascoltiamo la domanda. Come si potrebbe rendere più libera l'informazione in Italia? Cosa si potrebbe fare? Tu che sei del mestiere. Rendere gli editori, cioè fare in modo che gli editori fossero più indipendenti, che non vi fossero finanziamenti pubblici e giornali. Civil company. Che non ci fossero finanziamenti pubblici. Ma lo dici così, come se noi lo stiamo dicendo. Noi lo stiamo dicendo. Che me frega, No, per sapere la tua. No, scusa. Non c'è assolutamente niente. Ma secondo te la politica interferisce nell'informazione in Italia? Secondo te? La politica interferisce non nel modo isterico che dice Beppe Grillo, no? Che pensa che tutti sono così. Cioè, c'è un problema. Basta vedere che la libertà maggiore, i servizi più forti vanno in programmi che non sono testate giornalistiche, come mai, no? Come mai i programmi che sono testate, cioè che hanno il direttore, il caporedattore, quindi i contratti giusti, no? Spesso fanno più fatica a raccontare in realtà di cose tipo report, presa diretta, piazza pulita, che invece non sono testate, no? Perché? Perché probabilmente la libertà in Italia si è ottenuta attraverso percorsi, diciamo, un po' laterali rispetto a quello che dovrebbe essere la norma, no? E questa cosa forse andrebbe denunciata, insomma. Io credo che Grillo sbagli un po' obiettivo, è un po' isterico sui talk, mentre ci sono, che ne so, i TG, che in Italia non è che hanno fatto proprio un grande servizio all'informazione negli ultimi anni, no? Vengono a un programma come Le Iene, dove qualcosa ho raccontato nella vita, e non è... E si vede che è Grillo, come tutti noi, è esaurito da tutta questa presa in giro da anni. Sì, voglio dire, Grillo è un capo politico, come lui dice, c'ha le folle, ci sono delle folle che sono molto pacifiche, bonarie, no? Fatte di persone spesso laureate, preparate, e quindi diciamo non succede niente. Però un capo politico additi delle persone come responsabili, parlando dei giornalisti, come responsabili dello sfascio nell'assemblea, non è una cosa proprio simpatica. Cioè, una cosa, è una, cioè, facendo di tutto erba un fascio, quando invece nel suo libro,
che è quello Siamo in guerra, dice proprio, Grillo e Casaleggio dicono senza distinzioni, cioè i giornalisti, è proprio il sistema del giornalismo che va criticato senza distinzioni. Il sistema, non le persone. Io credo che invece le distinzioni siano importanti. Io distingo, no? Distingo tra portavoce e portavoce, tra partito e partito, tra regione e regione, tra persona e persona. Tu rivendichi un minimo di differenza. Ma i giornalisti oggi in Italia, cioè come vengono scelti? No, perché parliamoci chiaro, tante volte, no? I giornalisti soprattutto nelle grandi televisioni, no? Esatto. E perché esiste l'albo dei giornalisti? Allora l'albo dei giornalisti andrebbe eliminato. Ecco. Allora vedi che Grillo non è così esagerato. Ha detto, le cose giuste. L'albo dei giornalisti andrebbe eliminato subito. Se mi dici, come vengono scelti i giornalisti, ci sono dei giornalisti che vengono scelti sulla base appartenenza politica, lo sappiamo tutti. Sulla base del fatto che c'hanno dei parenti, io pure sono stato accusato, ma era falso di essere stato scelto così. Il posto dove lavoro io, noi siamo scelti e ci abbiamo dei problemi, ci abbiamo avuto dei problemi, siamo stati a rischio di chiusura, certo. Perché cosa? Per gli ascolti, quindi sì. Il nostro problema è fare ascolti, se noi facciamo gli ascolti andiamo bene, io mi hanno chiuso, ho fatto una trasmissione dove mi occupavo della sparizione delle api, faceva il 2,5%, ma hanno chiusa, perché esatto. Non so. Allora forse posare la telecamera, ma hanno chiusa. Allora forse posare la telecamera, entrare come cittadino. Dipende. Se vi fosse una norma che limita il potere del capo, lo voterei. No, ma non c'è il potere del capo. No, il potere del capo. Quale capo? Quali sono i poteri? È il capo politico, l'ha detto. No, sì. Però guarda, a differenza degli altri partiti, non si è mai dimesso nessuno dal Movimento 5 Stelle. Vabbè, dai, però questa è una. È un togliere un simbolo. Permettimi di guardarti, non ti presenti come movimento. Se oggi fossi stato presente con noi, ti saresti reso conto che non abbiamo un capo che dall'alto ci dice quello che dobbiamo fare. È davvero una democrazia. Attiva. Ma io sto dicendo, uno vale uno, tranne uno. No, allora, è vero, non è vero. Non è così, perché sul blog, se vai sul blog i commenti sono vale i nostri. Tutti, vabbè, con voi picchiatori. Sì, quindi secondo te Grillo vale quanto te? Sì. Grillo vale sì. Quanto te? Tu pensi questo? Sì. Pensi che Grillo sia conti quanto quanto te? Sì. Beh, no, scusa, lui c'ha il copyright del simbolo. Esattamente così, però. Così è questa la domanda. Bisogna fare la scissione tra quello che è l'attività politica e quello che è l'attività informativa. Questo che non si fa, in genere viene visto Beppe Grillo o come comico in modo discriminato, becero, o come capo politico. Ma politico ha detto lui. Ma lui ti sta prendendo in giro, cioè prendete come prende in giro, ha detto solo il capo politico, il garante, scusa, Beppe Grillo c'ha il copyright del simbolo, se no c'è l'anarchia, la composizione delle liste. Gli sta dando da mangiare, gli sta dando da mangiare i giornalisti, in modo che il capo. Io veramente avevo avuto da mangiare un'informazione diversa che non esistevano capi. Però quando l'ho letto ho detto allora cerca. No, ascolta. Quante persone si sono dimesse nel movimento? Te lo sei mai chiesto questo? Nessuno. È vero. Tutto al più gli si toglie l'uso del simbolo. Significa che da quel momento in poi non puoi parlare più a nome del movimento. Però sei ancora. È una distinzione formale e corretta. Sai perché è una distinzione formale? Sai perché è una distinzione formale? Ma te lo dico senza polemica, nel senso che sono interessato io alla evoluzione del Movimento 5 Stelle. In qualche parte. È interesse tuo. E ti garantisco, cioè interessi tutti in questo paese. Quindi non è. La verità è che come spiega Casaleggio, esiste un ruolo, no? Cioè su internet non si è tutti uguali, sono delle persone che hanno più influenza, altri che hanno meno. Le persone che hanno più influenza sono quelli che hanno più autorevolezza. Le persone che hanno autorevolezza, ora è normale, ha no? Conquistato l'autorevolezza, è arrivato prima, quindi non vale esattamente quanto gli altri, nel senso che se. Ma è normale, è buono che vale l'autorevolezza. È buono che vale l'autorevolezza, no? È chiaro che lui è più di altri. Senti, io ti voglio fare una domanda. Vale di più, già stato, ma non significa questo. Poi l'autorevolezza. Senti, ti posso fare? Voglio farti una domanda che poi magari tu mi dici che non sei il portavoce, però diciamo, ecco, come mai io non riesco a capire come mai i giornalisti ora, non so se tu mi puoi rispondere, infatti ma per gli altri ci abbiamo avuto un contratto in vita mia, perché dice a me sembra che sta a parlare con lei, vice direttore del Corriere della Sera. No, scusa, come tu hai trovato adesso devo difendere pure Provesto, come, dai, tu, come tu hai trovato noi sto, come tu hai trovato noi come tu hai trovato Firenze.
discorso. Scusa, come tu, come tu hai trovato, noi 10? Ma se una partita IVA ha cambiato 25 ogni volta, mi fai fare la domanda o no? Tu hai trovato noi 10 e ci chiedi del movimento in generale. Allora dico, ma come mai i giornalisti da anni che c'è il Movimento 5 Stelle e anche i meetup di prima non si sono mai venuti a intervistare su iniziative, sui problemi delle energie alternative, dei rifiuti zero, adesso vengono sempre alle riunioni che si occupano di candidature, allora, di potere, come mai? Poiché io l'ho fatto, mi sono occupato più volte degli argomenti, ad esempio ero l'autore di una trasmissione, l'autore principale della trasmissione si chiama Exit, in cui addirittura abbiamo invitato Beppe Grillo a parlare dell'acqua, che lui ha fatto fallire la televisione, perché invece parla dell'acqua, una volta che ha avuto l'occasione ha parlato della Telecom. Avevo fatto un'inchiesta sull'acqua, mi ha chiesto a parlare dell'acqua e lui ha parlato d'altro. Però diciamo, e io ero l'autore della trasmissione. In generale, quindi, secondo te, per il sistema dei giornalisti, come funziona il giornalismo? Non è che se Casini, oggi fa un convegno sulla famiglia, tu vai da Casini e gli fai la domanda sulla famiglia, tu vai da Casini e gli chiedi, ma allora stai con Berlusconi? Ancora non stai con Berlusconi. Ma non è assurdo questo? Uno parla delle cose che interessano alla gente. I giornali inglesi, americani, la vedo che vanno e chiedono proprio su argomenti, non vanno a chiedere sul gossip. Io sono valutato dagli ascolti. Io cerco di parlare delle cose che mi interessano a me, ma di in qualche modo di cercare di parlare delle cose che interessano a me, ma anche che interessano alla gente. Se oggi faccio un'inchiesta sul nucleare, probabilmente faccio pochi ascolti. No, se parlo delle elezioni, visto che si deve decidere col futuro dell'Italia, probabilmente funziona di più. Quindi siamo in un libero mercato, la mia libertà dipende dagli ascolti, cerco di parlare delle cose che interessano le persone. Quindi penso che i giornalisti oggi si occupino della democrazia del Movimento 5 Stelle, perché è un tema. Sono schiavi degli ascolti. Siamo schiavi degli ascolti. Ecco, su quello sì. Ma almeno sono schiavo degli ascolti.